Buongiorno, eccoci qua. Oggi voglio farvi vedere come realizzare lo scollo a V con questa linea demarcata di questa maglia in particolare, che è il modello Thea, che è un gilet che potete trovare nello shop online www.emafassio.com in forma di kit col filato, oppure potete trovare le istruzioni PDF su Ravelry sotto il mio profilo designer in italiano e in inglese. Allora, qui vediamo che abbiamo una costa 1-1 e nel centro abbiamo questa linea bella demarcata che va a creare quella che è, sottolineare quello che è lo scollo. Quindi adesso vi farò vedere come andare a realizzare questo. In sintesi, qua vediamo quello che è il mio altro progetto avviato con quello che è lo scollo e adesso vi spiego passo passo che cosa ho fatto. Allora, nel centro dietro, quella che è la schiena, inizio a riprendere le maglie e sulle maglie di avvio ne riprendo una ogni maglia avviata, sino a quando arrivo a quello che è l'inizio dello scollo a V, quindi ho i ferri di lavoro come riferimento e vado a riprendere due maglie ogni tre ferri, sino a quando io arrivo a quella che è la maglia centrale, il punto centrale. Qui devo fare attenzione dal marcapunto sino a quella che poi sarà l'ultima maglia prima della maglia centrale di avere un numero pari di maglie, perché lavoro con una costa 1-1 e quindi devo finire con un rovescio. Poi in quello che è il punto centrale vado a riprendere una maglia che sarà poi quella centrale, quindi lavorata a dritto, e per avere come punto di riferimento la maglia utilizzo un marcapunto anche pinzato sotto, come in questo caso, solo per evidenziarla, così rischio di non perderla. Poi continuo a riprendere le maglie su quello che è l'altro bordo, diciamo in diagonale, no? Che va su verso la mia spalla e poi la mia schiena. Essendo di nuovo ferri di lavoro, qua vado a riprendere due maglie ogni tre ferri, sino a quando arrivo a quello che è il punto della mia spalla e ho di nuovo tutte le maglie di avvio e vado a riprendere una maglia ogni maglia avviata, no? Su quelle che erano le maglie della schiena. Devo fare solo attenzione che se qui dovevo avere sulla prima parte un numero pari di maglie, perché io voglio avere quello che è davanti, qua vedete, un rovescio, un dritto e un rovescio, quindi quando io inizio a riprendere dopo la mia prima maglia, quella centrale, dal primo rovescio sino a quello che sarà poi il mio marcapunto, no? Che indica la fine del giro, devo avere un numero dispari di maglie, perché parto con un rovescio e per avere una corretta alternanza dietro devo finire di nuovo con un rovescio, perché poi parto dopo il marcapunto con un dritto. Il primo giro di lavoro è quello di impostazione della costa 1-1, per cui inizio a lavorare un dritto e un rovescio per tutto il giro, facendo attenzione che abbiamo messo il marcapunto e ripreso le maglie in modo corretto, in modo tale da avere il dritto su quella che è la maglia centrale. Nel secondo giro lavoro le maglie come si presentano, quindi su quella che è la maglia dritta lavoro un dritto, su quella che è un rovescio lavoro un rovescio, sino a una maglia prima della maglia centrale, in modo tale da avere la sequenza rovescio, dritto, rovescio qua. E io andrò a fare quella che è una diminuzione qua, in modo tale che la maglia dritto rimanga esterna, in modo tale da avere questa bella linea demarcata, e poi la diminuzione. Quindi qual è il segreto qua? Cosa devo fare? Vado a passare due maglie, come se stessi lavorando a dritto, così, in modo tale da avere la maglia centrale in evidenza. Poi vado a lavorare la maglia successiva e vado ad accavallare le due maglie su questa maglia. E vedete che io mi ritrovo con la diminuzione e questa che è la bellissima linea di catenella dritto, e quindi poi vado tranquillamente a lavorare il dritto successivo. Cosa succede? Al giro successivo andrò di nuovo a diminuire sulle tre maglie centrali, passando queste due e accavallandole su quest'altra. Cosa succede? Quando io le passo, devo sempre passarle due insieme a dritto, quindi entro come se lavorassi dritto e ne passo due per andare a creare questa bellissima rifinitura. Felice creatività! Ciao!